Cari amiche e cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Terzietà News. Nella puntata di oggi parleremo del primo vaccino a mRNA contro il virus sincizziale. Parleremo inoltre di crisi di mezz'età, cos'è e come affrontarla. Iniziamo adesso la nostra puntata parlando del primo vaccino a mRNA contro il virus sincizziale. L'Unione Europea ha compiuto un passo significativo nella lotta contro il virus respiratorio sincizziale, autorizzando il primo vaccino a mRNA specifico contro questo virus. Il vaccino, sviluppato dall'azienda farmaceutica Moderna, è destinato a immunizzare gli adulti di età superiore a 60 anni contro le malattie delle basse vie respiratorie causate dall'infezione da RSV. Cos'è l'RSV? L'RSV è un virus respiratorio molto comune che colpisce le vie respiratorie, in particolare nei bambini sotto i 2 anni e negli anziani. Solitamente provoca sintomi lievi, simili a quelli del raffreddore. In alcuni casi però può portare a gravi complicazioni per le persone vulnerabili come gli anziani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che l'RSV causi oltre 33 milioni di infezioni e circa 3,6 milioni di ospedalizzazioni ogni anno a livello globale, con un impatto significativo a livello di mortalità. L'approvazione di mRESVIA rappresenta un importante passo in avanti nella protezione di queste persone a rischio. L'autorizzazione arriva in un momento cruciale, poco prima della stagione autunnale-invernale, quando le infezioni delle vie respiratorie come l'RSV tendono a raggiungere il picco in tutta l'Unione Europea. Cambiamo adesso argomento e parliamo di crisi di mezz'età. Cos'è e come affrontarla? La crisi di mezz'età, spesso liquidata come una situazione insignificante, quasi ridicola, è un fenomeno psicologico comune che colpisce molte persone tra i 40 e i 60 anni. Cos'è una crisi di mezz'età? Secondo Wikipedia, la crisi di mezz'età consiste in una condizione psicologica negativa che comporta una miscela di depressione, sfiducia, spaesamento. Tra le cause della crisi di mezz'età vi sono la consapevolezza dell'invecchiamento e della morte. Potrebbe trattarsi del primo paio di occhiali da lettura, della caduta dei capelli o dell'inizio della menopausa, la sensazione di stagnazione della propria carriera, la fine o la mancanza di una relazione significativa nella propria vita, i figli che lasciano casa. Come affrontare la crisi di mezz'età? È fondamentale tenere a mente che si tratta di una fase transitoria della propria vita e che richiede la capacità di accogliere i cambiamenti con una certa elasticità. È inoltre importante prendersi cura della propria salute. Piccoli gesti, come maggiore attenzione a se stessi e al proprio corpo, possono contribuire a rendere le giornate migliori. Con questo è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento di Terzietà News, il format di informazione e approfondimento di terzietà.com.